Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con 7 Day to Die. Dopo la puntata numero 100, i best moment e tutte cose, siamo ritornate qui e ho visto che non avevo visto questa borsa, che tra l'altro non ha, cioè a questa che però fa poco danno rispetto alla come si chiama, al macete che abbiamo, quindi possiamo anche scrapparlo. Quelle boccette non ci entreranno. Ah, ce le abbiamo prese. E stavo guardando una cosa. Praticamente noi abbiamo intenzione di ovviamente esplorare, no? E il problema è che già abbiamo praticamente tutte cose piene. Quindi io stavo pensando di lasciare una borsa, cioè un... avete capito, no? Una cosa di queste piena di roba, perché tanto è vicino casa, quindi potremmo anche poi venire a prendere. Guarda, per adesso butto questo. Sì, scusate, mi ero un attimino impallata, non si era bloccato tutto, eh? Dai, chiudi. Pigliamo questo, lo buttiamo qua. Bravo, lavati la faccia. E poi mettiamo la roba dentro, no? Tipo questo, che per adesso non ci serve, anche se ci servirebbe per fare la benzina. L'alcol, l'olio. Questo, questo, questo. Anche se sono cose che so che ritroveremo presto, quindi... questo, anche questo, la pistola che non ci serve. E poi, non so, questo potrei effettivamente fare come mi avete consigliato, un po' di questa. E questo lo butto perché cazzo me lo tengo a fare. E basta così, direi. Perché lo butto quando c'ho questo? Bah, ragazzi, cose che ammattono. No, questo lo devo pigliare, questo lo devo posare. Questa la rimettiamo qui. E direi che abbiamo... anzi no, quelli me li piglio, sapete perché? Perché se poi devo fare una fornace, la devo costruire, magari mi servono. Ok, detto questo, mi sa che possiamo veramente andare. Questa roba la lasciamo qui. Adesso mondo stanno le scale. Io non me lo ricordo mica. Scusate. Le scale dove stanno? Ragazzi. Io mi butto, eh. Io mi suicido. Non le vedo comunque. Ok, mi butto sul cassonetto, dai. Mi piego così magari. Stanno qua, le ho viste. Eccole qua. Non scendi però. Ok. Alzati. Ok, qui che cosa avevamo lasciato? Proviamo. Quindi qui avevamo guardato tutto e non c'è problema, abbiamo preso tutto. Quindi andiamo nella motoretta, che dovrebbe essere qua in zona. Ok. Perfetto, allora. Allora, prima cosa andiamo a pigliare quello, vediamo se contiene cose interessanti. Anche perché in quel pezzo c'è anche un po' di nebbia nella mappa, quindi così. Eccolo qua. E
abbiamo trovato cose molto interessanti. Che pigliamo perché tanto abbiamo lo spazio. Ecco, mo dobbiamo andare dove c'è la bandierina rossa. È spawnata un'orda di zombie, ovviamente. Scusate un momento, che non si vede più un cazzo. Quindi aumentiamo i gamma, perché non è giusto che non vediate niente. Un attimino di attesa. Questa era la musichetta. Dai, cazzo, vai! Ok. Cosa fai? Un po' tipo pesce lesso era. Vabbè. Andiamo di qua. Non mi ricordo se devo seguire questa strada. Io scendo e controllo la mappa. Sì, ok, poi possiamo girare. Perfetto. In realtà potevamo anche andare a prendere il tesoro. Ah, qui avevamo lasciato questa roba. No, questo può anche restare lì. Chiodi, vetro, ma giusto perché abbiamo adesso la col coso vuoto, lo zaino vuoto, buono, buonissimo tra l'altro, perfetto. Oh, ci sta una casetta. Andiamo a controllare? C'è una cucina pure. Venite voi se avete coraggio di affrontarmi. Siamo pronti qui a fare le brutte figure. No, quelli li butto. Cos'è quello? Ah, un pneumatico. I semini. Un'altra pentola. Questo lo possiamo scrappare. Già abbiamo riempito di nuovo il nostro inventario. Salve, signorina. Io non è che andrei a fare i miei bisogni così tranquillamente qui. No, la marchia uguale l'ho presa. La split. Per fortuna la gamba non ce la siamo rotti. Rotta. Rotte. Rotterdam. Che cazzo? C'è una gallina, ragazzi. È già bello e pronto. Va bene, non ci sta niente di interessante. Comunque potremmo anche. No, ma è troppo distrutta. Non mi piace proprio pigliare questo tipo di casa già fatta perché c'è tanto lavoro da fare per aggiustarla. Andiamo a vedere qua. Vabbè, però. Che roba, raga. Scrappa. Butta. Piglia. Perfetto. Scrappa. Com'era? Potevo fare la musichetta. Questo possiamo scrapparlo. Proiettili? C'hai i proiettili. Perché? 10? 9? Potato seed. Facciamo il potato seed così risolviamo il problema. La marchil vada qua la possiamo anche buttare.
Questa la possiamo buttare. Questi li possiamo scrappare e quelli li pigliamo. Poi abbiamo guardato tutto, tranne questo, mi pare. No, pure qua. C'è uno zainetto, c'è uno zainetto. Perfetto. Volevo guardare questo, già l'abbiamo guardato. Va bene, io proprio memoria, raga. Ma se tu vieni verso di me, mi obblighi. Fermati, 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 stronzo. Non l'ho pigliato? Guardate quello zombie lì, fiero. Oh, ma scherziamo. E muori, stronzo. Morirà? È andato via. Ah no, sta là. E non muore. È morto. No. Questa caccia notturna, lo so, mette un poco di ansia. Allora, questo lo possiamo mettere. Questo anche. Per il resto mi sembra che sia a posto. Ok, penso che abbiamo tutto. Io andrei a pigliarli pure con la motoretta. Così per non rischiare. Ciao! Dovrebbe essere per questo. Parte circa. Cioè, sta ancora vivo? E non scappa? Ma era lui, ragazzi. Perché mi... Statti per i fatti tua. Ma dove sta? È quello? Chissà se l'ho pigliato. Ho pigliato la roccia, l'avete sentito? Io ho sentito un pim. Comunque. Ok, le ossa non ci importano. Rotting flesh, no. Però ragazzi, io avevo sentito che era morto quello, eh. Era questo l'albero, mi sa, verso cui correva fiero. Però boh, non ci sta, quindi mi sa che era quello. Boh, non so che dirvi, me lo sarò inventato. Poi ditemi voi se secondo voi ce ne stava un altro. Allora, dove sta la moto? Eccola là. Trovata. Ci mettiamo dentro subito questo e queste. E ripigliamo il viaggio verso la freccetta rossa. Ok. Yuhu! Madonna, brividi. Ok, vediamo un attimino dove stiamo. Perfetto, dobbiamo seguire questa strada. Andiamo e via. Vediamo pure che cosa contiene questo pacco, perché tanto ci passiamo qua vicino. Che dovrebbe essere qua vicino. Eccolo lì. C'è un altro là. Liscio. Liscio.
Là, questo l'ho preso bellissimo. Due lisci, però poi. Andiamo di nuovo a fare così. Ciao. Mettiamo ovviamente dentro questo e questo. E apriamo questo qui. Leggiamo. Scrappiamo. E leggiamo. Livello 98, ragazzi. Che figata. Ok, dove sta questi? Ovviamente il massimo è 5. Va bene. Mi sono cagata addosso con quel rumore improvviso così. Ritorniamo sulla strada. Ok, questa qui. Non ci credo, ce ne sta un'altra e vaffanculo. Basta, c'ho carne per un'eternità. Abbiamo sbagliato strada. Perché io già un lago l'ho visto, eh. Da qualche parte. Ah no, è giusto. Che bellina questa zona col lago, mi piace un sacco. Sì, guardate che lag, guardate. Salve. Tu stati ferma, eh? Ok. Ehi, stai buono. Liscio. Bella. Pricchi proprio, eh? Magna, magna. Ok, questo scrappiamo, l'acqua laviamo, direi pure di berla. Ok, almeno quello c'aveva un po' di cibo. Mi si è addormentata la mano, ragazzi, si è addormentata malissimo la mano. Ok, ho preso tutto, pensavo che i soldi. Ok, li aveva presi. Ma comunque io questa zona la conosco probabilmente. Qua è chiuso. Quindi apriamo. Scusate, in questo momento non c'ho tempo per voi, fatemi vedere cosa ci sta qua dentro. Carina. Bene. Proiettili, che novità. Cosa butto il vetro, dai, che non è molto interessante. I LED li piglio. E va bene. Tutto sommato, ragazzi, la roba c'era. C'erano i proiettili. Va bene. Adesso vediamo un attimino il da farsi. Perché comunque la puntata l'ho finita di registrare. E sistemerò un pochettino l'inventario, ovviamente. E vedremo di esplorare ancora questa zona qui. Qui, magari stabilire qui, fare qui una base. Perché accanto al lago non è male. Tra l'altro potremmo pure prendere una di queste casette piccoline così, boh. Vediamo. Fatemi sapere voi che cosa preferite, se costruisco così quattro muri di legno e come protezione, ci metto dentro tipo il giusto per sopravvivere, con letto, ma no, il letto no. Non lo so, vediamo. Vedremo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se preferite vedere un prefabbricato o giusto quattro legni per proteggere la situazione. Ovviamente nei commenti giù. E se questo video vi è piaciuto, ragazzi, spolliciate e iscrivetevi al canale se non l'aveste ancora fatto. E noi ci vediamo alla prossima puntata di 7 Day to Die. Ciao!